quello lì è un cannone particolarmente prezioso. Nelle memorie di Alfred Krupp si legge che quella era l'arma che più di tutte lui stimava della propria produzione. Era un'arma che era stata costruita per l'ogiva atomica. 4, 5, 6, 7. Ah, Heinchen, das ist die nächste Kanonensammlung. Aha, aber das ist nicht die Atomica, die sogenannte Atomica. La morte di papà va legata all'eresia di San Sabba. Si parla del diario della Risiera dove c'è lo sospetto dei collaborazionisti. Nei diari che riguardano la Risiera ci sono solo le trascrizioni di quanto Enrico è stato trovato in Risiera. Aveva dei nemici, e più di qualcuno. Credo bene. Ma la sua opinione? La mia opinione è che non è morto di morte naturale. Cioè che l'avrebbero ucciso? Beh, se vuoi capire, capisce, se no non capisce. Si affaccia l'ipotesi del delitto. La versione ufficiale è quella di un incendio accidentale provocato da un fornello elettrico. Ma alcuni fatti oscuri spingono la magistratura triestina a riaprire l'inchiesta sulla morte del professore. Il 13 aprile 95, interessantissimo, 21 anni di indagini. Bisognava pensare o a un omicidio o a un suicidio. Rimangono due cose, suicidio o omicidio. Ho sentito tanti suicidati negli ultimi tempi. Chi poteva avere interesse ad ucciderlo? Perché mancava il diario della Risiera? Enriquez e Perosini avrebbe indagato sul delitto del collezionista e si avanzò l'ipotesi che il secondo delitto fosse collegato con il primo. Io ricordo che ebbi collaborazione dalla Polizia di Stato quando mi arrivò l'esposto che riguardava un possibile collegamento tra i due casi. Nonostante del fatto che di solito la cronaca nera non molla un argomento così. Appunto non dice che era omosessuale, non dice che era amico di Pasolini. Sostanzialmente era riuscito a tenere molto ben separate queste sue due vite. Perosini aveva delle documentazioni importantissime. Sulla morte di Enrico. So che aveva delle documentazioni importantissime. Io avevo il compito, in caso di necessità, qualcosa, di andare in un certo posto, prendere e prelevare. Un problema che lo affannava, perché lo pregavo perfino di non preoccuparsene, era stato Peteano. Il tritolo al plastico collegato all'apertura del cofano uccide di colpo tre carabinieri. Un ufficiale resta gravemente ferito. Per esempio Peteano. Oh, bravo, Peteano. Lei fa troppe domande.